Abbiamo ascoltato la voce di Samuele. Dice al Signore, parla, perché il tuo servo ti ascolta. E anche noi ci siamo messi in questa condizione, nell'ascoltare il Signore e nell'ascoltarlo in tutte le lingue degli uomini. E poi abbiamo anche udito nel Vangelo quella prima domanda umanissima e universale che Gesù rivolge ai due che lo stanno seguendo. Che cosa cercate? E la domanda che risuona in ciascuno, nel momento in cui incrocia lo sguardo di un'altra persona umana, che cosa cerchi? A volte questa domanda è una domanda cordiale, già disposta ad un'accoglienza, altre volte questa domanda è l'espressione di un sospetto, del marcare una distanza. Che cosa cerchi? Che cosa vuoi? Care sorelle e fratelli, di tutti i paesi del mondo, tutti noi vogliamo la stessa cosa. Noi vogliamo la pace. Noi vogliamo pace. Questo è quello che cerchiamo. Pace. E tutto quello che sostiene la pace, tutto quello che garantisce la pace, tutto quello che alimenta la pace. E capite molto bene che è proprio un assurdo immaginare che guerra, ostilità, sospetto, odio, possano alimentare la risposta di quello che tutti senza distinzione cerchiamo, pace. Questo movimento così intenso che ha percorso sempre la storia dell'umanità, che è il movimento della migrazione e che ha visto e vede anche tante donne e uomini del nostro popolo che sono migrati dalle nostre terre. Più di una volta ho avuto occasione di visitare i paesi nel mondo in cui noi italiani siamo immigrati, di vedere e raccogliere tanti racconti, tante passioni, tante nostalgie, tanto orgoglio. Ancora oggi, e in questi anni, in una maniera che ci sta colpendo, giovani partono dalla nostra terra, dal nostro paese, emigrano. Anche loro. La migrazione è un segno dei tempi, non solo perché caratterizza questo nostro tempo, ma l'espressione segno dei tempi che Papa Giovanni per primo ha consegnato alla Chiesa, significa è un segno di Dio per il nostro tempo. Questo da cristiani, donne e uomini che vivono l'esperienza del Vangelo e che ogni giorno vivono nelle case, nelle strade del mondo, sono chiamati ad alimentare come convincimento. La migrazione non è soltanto una provocazione che può provocare i sentimenti che ogni giorno
proviamo e ci vengono proposti, sentimenti esaltanti e sentimenti mortificanti, sentimenti che ci sembrano in contraddizione con l'insegnamento evangelico e sentimenti che invece ci sembrano sostenere questo insegnamento. Ma non possiamo dimenticare appunto questa presa di posizione. Per noi la migrazione, e pensiamo veramente al mondo intero, a paesi investiti dal fenomeno migratorio o da cui partono grandi migrazioni, molto più di quelle che sperimentiamo noi, come un segno dei tempi, un segno di Dio per il nostro tempo. Proprio per questo ci lasciamo interpellare. Interpellare da Dio attraverso questo fenomeno mondiale, attraverso il volto delle persone concrete che incarnano ciò che vediamo in una dimensione così grande. Celebrare la giornata mondiale del migrante, del rifugiato, significa metterci in preghiera, appunto in ascolto del Signore, ed è bellissimo ciò che stiamo vivendo in questo momento. Anche noi potremmo dire come Gesù, a chi sta cercando, guardando con curiosità, con sospetto, forse con malevolenza, venite e vedete, venite e vedete quello che c'è qui in questo momento, ciò che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto in questa giornata. Dal pasto condiviso ho visto persone che mi hanno aperto il cuore, felici di quello che è avvenuto quest'oggi. E poi questa marcia insieme, con i simboli, ma soprattutto con la gioia. E finalmente questa celebrazione, il Vangelo che suona in tutte le lingue e ci fa consapevoli. Ecco, venite e vedete. Questo è il mondo che si colora non solo dei nostri sentimenti, ma soprattutto di quelli di Cristo. Il Papa ci ha affidato queste quattro parole quest'anno: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Ci sono state ripetute, ci appartengono. Vorrei ricordare che c'è una coniugazione di questi verbi che il Papa ha ricordato perché venga applicata personalmente, comunitariamente e socialmente. Questi quattro verbi vanno coniugati a livello personale. Io accolgo, proteggo, promuovo e integro. Noi, comunità cristiana, accogliamo, proteggiamo, promuoviamo e integriamo. E finalmente come società. Certo, noi siamo riuniti come cristiani e vogliamo ricordare le ragioni pregnanti, anzi la ragione suprema che ci spinge a questo incontro. E la ragione suprema è Gesù stesso. È Lui che ci ha detto che nel momento in cui accogliamo il fratello nel suo bisogno, il fratello che si presenta come straniero, cioè non come colui che non è nato, non appartiene almeno inizialmente al nostro popolo, noi stiamo accogliendo Lui. E così, cari fratelli, questa è la ragione profonda che continuamente alimenta il nostro animo, il nostro modo di vedere le cose. Certo, scelte a livello personale potranno essere distinte da scelte a livello comunitario, poi bisognerà prendere scelte a livello sociale. Ci sono livelli diversi, ma il criterio è sempre lo stesso per un cristiano. Noi accogliamo Cristo. Le ragioni cristiane di questa accoglienza sono dettate dal grande primo comandamento. Non possiamo relegarlo all'ultimo, al penultimo, al secondo. È il primo comandamento: amerai il Signore Dio tuo e il prossimo come te stesso.
un comandamento che Gesù declinerà in una maniera particolarmente pregnante quando, parlando di cristiani, e qui cristiani da tutto il mondo, dirà: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Questi sono i criteri e le ragioni che ispirano le nostre scelte, che si collocano a livelli diversi, con esercizi di responsabilità diverse. Ma il criterio è questo per noi cristiani. Ma non c'è solo una ragione evangelica che sostiene l'accoglienza, c'è uno stile evangelico. E lo stile evangelico ci dice che noi siamo chiamati ad accogliere tutti. Lo dico, lo ripeto da molto tempo. Cari fratelli e sorelle, non si tratta soltanto di accogliere i migranti. Qui stiamo facendo fatica ad accoglierci gli uni gli altri, ad accoglierci nelle nostre famiglie, dove a un certo punto ci allontaniamo, ci respingiamo, ci dividiamo. Ad accoglierci in quella vicinanza che sì, è fatta a volte di incomprensioni, diciamo pure di piccole beghe, di quartiere o di paese, ma che ha sempre costituito anche una forza che non possiamo soltanto evocare per difenderci, ma vogliamo evocare perché sia reale. Ma siamo sicuri che è così? Lo stile cristiano dell'accoglienza ci porta veramente ad accogliere tutti. Tutti! Oh, a volte sento: ma come possiamo accogliere tutti? Cosa vuol dire che tutti quelli che arrivano? Accogliere tutti è proprio quell'accoglienza di cui ogni madre ci insegna, e anche ogni padre. Per cui accoglierà il primo, e poi il secondo, e poi il terzo dei suoi figli, e ci auguriamo che ne possano nascere anche altri. Forse che le nostre nonne amavano meno i loro figli perché erano molti? Forse perché una mamma di un villaggio africano ha molti figli piange di meno quando uno di questi muore? Accogliere tutti. Certo. Responsabilità diverse ci porteranno ad agire, a vedere a livello sociale qual è il tipo di accoglienza e come potremo incarnare questo criterio. Ma nel nostro animo ci sta. Accogliere tutti, a partire da chi ha più bisogno e da chi è più debole. Sì, c'è una graduatoria. La graduatoria non è prima noi e poi gli altri. La graduatoria è prima chi è più debole. La graduatoria è prima chi ha più bisogno. Questo è il criterio che il Vangelo ci esprime. Gesù ha fatto così. Ripeto, declineremo a livello personale, comunitario e sociale. Ma questi sono i criteri che ci ispirano. Accogliamo le persone e non solo il loro bisogno. Ho provveduto al tuo bisogno. Non hai più fame. Hai anche una casa e un lavoro. L'accoglienza è finita. Arrangiati. No, cari fratelli e sorelle, noi non accogliamo un bisogno. Anche i servizi sociali, di cui abbiamo grande considerazione, non si fermano solo al bisogno. La realtà più importante non è il bisogno, ma è sempre la persona che lo incarna. Noi accogliamo le persone nel loro bisogno e accogliamo le persone anche nel loro dono, perché ogni persona ha il suo bisogno, ma anche il suo dono. Vi sto dicendo cose che so che risuonano nel vostro cuore di cristiani. Non dobbiamo dimenticarle. Ci ritroviamo per riproporle a noi, sapendo che ci saranno condizioni non semplici
per declinarle a livello personale, comunitario e sociale. Ma questi sono i criteri, questo è il nostro Vangelo. Accogliere continuando è proprio quello che stiamo facendo, ma non solo per le mie parole, per l'Eucaristia, per la marcia che abbiamo condiviso, per il pasto che oggi avete fatto, per quello che avviene quotidianamente. Alimentando le ragioni dell'accoglienza e testimoniandole a tutti. Ecco, cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno in questo momento di una conversione all'accoglienza comunitaria. Ci sono tantissime persone, io sono meravigliato, che esercitano ogni giorno accoglienza, non soltanto nei confronti dei migranti, ma nei confronti delle persone nella loro fatica, nella loro vicinanza, cominciando proprio dalle loro famiglie. Abbiamo bisogno di una conversione comunitaria. Le persone cristiane, le persone non cristiane, devono avvertire che la comunità cristiana, comunque in nome di Cristo, è una comunità accogliente. È questa la conversione che c'è. Non possiamo immaginare che la comunità cristiana appaia come una comunità chiusa a nessuno, italiano o straniero che sia. Una comunità resistente. Qualche giorno fa, l'altro giorno, abbiamo letto il Vangelo del paralitico che viene calato dall'alto del balcone, del tetto, nella casa. Perché lo devono calare da là, questi coraggiosi amici che non si fermano? Non si fermano davanti a chi? A tutti quelli che si sono riuniti per ascoltare Gesù e che però in realtà impedivano al paralitico di arrivare da lui. Le nostre comunità non devono essere così. Convertiamoci a comunità accoglienti. Non è facile, ma non per le persone che provengono da paesi diversi dai nostri. Non è facile tra noi, ma è questo il segno che il Signore ci chiede in questo momento. Dobbiamo dire che diocesi, parrocchie e anche comuni della nostra provincia hanno dimostrato capacità di accoglienza. Si può crescere, far meglio, ma non siamo stati da meno. Oggi però, in questo momento, è necessario passare dall'organizzazione all'accoglienza comunitaria. Non basta più l'organizzazione. Non basta l'organizzazione. L'organizzazione è necessaria. Le leggi sono necessarie. Ma più necessario ancora è il sentimento, il clima, la convinzione, la conversione. Accogliere, promuovere, proteggere, integrare. Ma ho visto che anche il Papa, in un discorso che non è quello del messaggio, quando parla ai diplomatici recentemente, ha usato un'altra immagine che non è quella dell'integrazione. Integrazione va bene, ma a mio giudizio c'è un'altra immagine, un altro verbo che dice la necessità di oggi. La necessità di oggi è interazione. Ogni persona non è portatrice soltanto di un bisogno, è portatrice anche di un dono. Ogni persona viene accolta e chiede di farsi accogliere. Ogni persona è portatrice di un diritto e anche di un dovere, di una responsabilità. Ce lo diciamo tutti vicendevolmente, non lo diciamo semplicemente agli altri, lo diciamo a noi stessi. È necessaria un'interazione. Non c'è chi è attivo, accoglie, e chi è passivo è accolto. Qui è necessaria una accoglienza reciproca che ci veda tutti protagonisti in questa direzione. Cari fratelli e sorelle, io mi affido alla vostra fede. Le parole che vi ho detto vogliono solo riecheggiare tante altre convinzioni che il Papa, tanti cristiani tra voi, che forse non parleranno mai, ma testimoniano con la vita quello che io ho ricordato, che possano risuonare nel vostro cuore e lascino risuonare soprattutto la parola del Signore, e che veramente in questo momento l'assemblea che stiamo costituendo rappresenti un segno,
per noi che siamo qui, per coloro che ci stanno guardando, per questa valle, per tutta la nostra Chiesa, per la nostra comunità.